storia infinita. No, la storia delle lenticchie. Aspetta. E via, tu mi la prendi le lenticchie. Tutti mamma. Mettiamo? A male le lenticchie. Eccola. No, ma tu le raccontavi la storia delle lenticchie. Ci sono i fagioli. Come amore. Ah, c'è pure... No, ma la storia delle lenticchie, i fagioli è un'altra. Ma che c'è? Ma chi è? Mi sono le rocche. Chi è Rocco? E chi è Rocco? I fagioli di Rocco. E tutti in lì. Parate, la canzoncina per i bambini. E che già fai? Ma già fanno una nonna, già fanno una nonna. È la storia delle lenticchie. Ma che capi? Non ci sfrutti, non mi sfrutti. Non ti faccio un piattino. Tu ma no. Fatto via. La chitarra che sta con te. La gatta mi dice. Chitarra. È veramente. Ma chitarra. Non ti soldi, ma ti funzioni più qua. Non discorso la mia. Come nonna, tu uscite a mangiare e raccontavi la storia delle lenticchie. Dei fagioli. I fagioli e lenticchie. Ma che ti mettono la pasta, che non ti croccata, ma quello non dici. Grazie di croccata. Ti sono più diventi, qui. Quei gianti che ti sono in mano, già poi. No, ascolta. Ma vabbè, tu... Io ti mando a quel paese, ha detto. Ma veramente molto manilla. Se lui è giusto tu manilla. Ma che ti ha fatto questo posto, ma? Si chiama Rocco questo che stai. Oh, io sono un po' fuori. Si chiama la storia di Rocco. Il fagiolo è Rocco. Il Rocco, sì. Ma mo che ti fa per su. Lo ti arriva. E tu la cantavi? Sì, quando me il tuo cuore? Oh, ma tu mi andai a cantonare, che cantavo un rosso. Ah, aspetta, ma te la metto. Puoi cantare tu? Una pappa o... Quando uno ti domina da mano e... Allora, aspetta. Le cicale le cantavi? No, a lei piace il cucuru cucù. Ah, ok. Chi è cucuru cucù? La tua canzone, nonna? Oh, no, comunque, come non conosci, non ti ricordi più la storia delle lenticchie? Ah, sì, Paloma. Allora, non ti ricordi le lenticchie? No, no, tu, come sono nate le lenticchie? Che tu sai perché le piace manato? No, tu la raccontavi. Ma quanto mai? Che tu dici necessari anche un altro che tu fai lo lenticchie? Se fai i numeri, ma io ci vivo con questa? Sì, è la sua canzone. Come si alza? Ma no, chi è? Ma io non conosco. Ma che è? È amico tuo. Agliaio, perché fa agliaio? Ma va finito. Che giorno l'hai fatto? No, non ti ricordi quando cantava? Che sta cantando agliaio, la rimba. Nell'ora di ginnastica di religione. A ginnastica non si fa più quando era di religione. Ma sei venuto, ma ho fatto più. Ti faceva pure religione. Sì. Facevi ginnastica, ti mettevi le scarpette tu? Te le portavi dentro la borsa o ti portavi una borsa a parte? Te ne metto là sotto, ti mettevi le scarpe. Guarda me. Non beva la scarpe. Mettevi un altro lato te, mettevi un altro di scarpe. Però tu avevi le scarpe per la ginnastica? Oppure ti portavi, ma te le mettevi? Perché non la facevi? Quello è obbligatorio. No, a scuola. E tanto anni fa ginnastica, quando mai? Quando mai la ginnastica che tanto anni fa? Ma ho visto così, non andavo in maniera. Ma quando mai? Sei a mezzo la scuola. E non è che facevi tu a scuola? Non scuola con me, ma quando mai? Raccontavi la storia delle lenticchie? La signorina, sono che sembra che la signorina tutta no, ma senti, ti ricordi quando... Ti ricordi quando tu preparavi la zuppa di latte la mattina col caffè? No, il caffè della Peppi, non ti beva la mattina. No, la zuppa di latte col caffè e col pane. Bella, bella. Come la faccio io? Come la faccio io? Bella, tutte le latte. Latte e caffè. E poi col pane piccolino, piccolino, via, tutto, un buon arino, e tutto il mangio.
ma invece non volete zuppa, no, ma volete il biscottino. Senza glutine, senza zucchero e senza lattosio. Ma perché ho sentito tutto bello? E sabato, nonna, io senza lattosio, senza zucchero e senza glutine. Ho tutti quelli biscotti. Ma non è che hanno tutti quelli biscotti. Ma che è che sta calando? No, no. Che? Che sta la canzone, che è? Ma i biscotti, ma dove mangio dei biscotti? I biscotti senza glutine. Il pan, no, no, senza glutine. Lo mettiamo il pan, no, senza glutine. E che è senza glutine? Senza glutine, il glutine fa male. I cereali fanno male. Ma io mi mangio. Non si mangiano. E io mi mangio. Senza glutine, senza lattosio e senza zucchero. No, i mangi. E senza uova. Ma io mi mangio la cosa, ma si chiama? La cosa che la madre non l'ha. Fetta biscottata. No, fetta biscottata. Integrale senza zucchero. Va, dove va a mangiare senza zucchero? Senza zucchero. No, il caffè decaffeinato. Il caffè della Peppino. No, decaffeinato. E che è caffè? Decaffeinato, senza caffeina. Decaffeinato. Ma io il caffè ho fatto con la macchinetta, che è caffeinato, mo. Caffeinato. Che ha fatto caffè? Tu ti bevi il caffè decaffeinato? Ma che te faccio il pizzo? No, la mattina ti aveva chiesto se gli raccontavi di nuovo la storia delle lenticchie, tu non gliela vuoi raccontare più. Ma faccio proprio la storia delle lenticchie. E lei se lo ricorda, che quando era piccola lei, tu gli raccontavi la storia delle lenticchie. La storia delle lenticchie, quando sono andato in città, come proprio, si venne in scorsa, la ti chiami il suscello, le cose, mangiare. Ma mi siete pazzi, mo! Ci sono ambazzi e succede, casa mi scuola. No, ma tu te lo sei mai fatto il test? Ti sei mai fatto il test dell'intolleranza? Ah, la testa alla capo, no, me l'ha già fatto. No, tu. Il test dell'intolleranza alimentare. Ma che tu che come le porta la tolleranza? No, perché tutti gli organismi sono intolleranti ad alcuni alimenti. Ha detto la piante gamba tutta la tipo via. Io sono intollerante al glutine, al lattosio, gamba, alle carote. Ma che sei fatto? Io mi ho mai fatto niente detto boh. Tu ti la porta. Vabbè, ma io tipo sono intollerante al glutine, al lattosio, alle carote, al tacchino, all'agnello. Ma non stiamo malati. Ma cosa malati? No, tu a che sei intollerante? A niente. Ma che tu cosa? Sì, sì, intolleranza. Ma che è che ti tollero? Intolleranza. Intolleranza? E come le fu? Cioè, significa che tu non riesci a mangiare, il tuo corpo non riesce... Che c'è? Non puoi mangiare determinati alimenti, ma perché proprio... Tu, no, ma perché proprio ti fanno male. Oggi mangi patate, tengo ancora paura, ci fa male all'influenza che viene di la dottoressa e me la porta, me e mio marito. E non te le devi fare, quello ti fanno venire malattie. A prima ero prima, caccia campanco, ero tutto. No, ti fanno venire le malattie. Sì, aspettasse lei. Sì, della gente è morta per le malattie. Infatti fa la bella dita rossa. La dottoressa, ti devi fare una palma, che può caschetto. Una caschetta anche caschetto. Un caschetto non si voglio. Ma è cosa? Come ti chiamo? Raffaella Carrà. No, con me come Carrà. Nino D'Angelo. È Nino D'Angelo. La gente è bionda, mi guaglio. Però non si è fatto vecchio, ma non è giù. E da passi, visto? Ogni scarpa diventa scarpa. Nonna, devi bere anche senza... Adesso non puoi bere più neanche alcolici, lo sai? Le intolleranze alimentari. Dai, tu, dottore, tu ci sta pure il vino senza alcol, la birra senza alcol. Il dottore ti ha detto che non può bere. Io faccio no, ha detto a te no. No, e ti mangia mandando un tongo, ma sono buono. Ma perché, nonna? Quelle sono cose che fanno male. Chi tu bevo all'ospedale? Chi tu bevi no, Cabur? Era non può bere, invece mo bevo, sono buono, le metti. Già sono. Poi io ti faccio una reclama, l'amore. No, ma pure tu vai al teatro. Un teatro, A vedere l'opera. Ti vengo un teatro che fai tu, capite che vai a vedere l'opera? Hai capito l'opera? L'opera. Perché già capisci l'opera. Certo. Hai una capisci. Già per l'opera. L'opera. La pre-pupa. La pre-pupa. No, ma perché la Tosca, la Carmen, il barbiere di Siviglia. Ah, chi faceva a barba? Pagliacci. Come te? No, sono delle opere. La Cavalleria Rusticana. E perché già avrei che si bellissimo, Schiaccianoci.
Che se cosa napolitano, che c'è la luce, perché lei li ha tutti i cori. A me è coppo cavolo, ha tutti i cori. Rusticana. Rusticana. Ma che già fanno? No, acusticana. Diti me che già fanno. Ma che sei Monte Cristo, mi prendo. Ma lo fai il TG3, nonna? Che è? È presto. A te? TG3, presto. TG3 a 6-7. Ma grazie. 18:59. Ma per il 7 è un bel giorno. Ah, sono le 7? Poi mi mette anche un telegiornale sono le 7. Prima delle belle notizie. Allora che telecomando. C'è la nonna. Ma che sto vedendo qua? Va bene là dentro, va, dottor Maria Grazia da favore. Mamma mia, tuo marito mio. Non ti accontenta mai. Ma ti sarà il suo parola? Non è condiscendente. 3 minuti e mezzo, dopo. Non è condiscendente. Non è che c'è condescendente. Va in brugliante ci parla. Non è condiscendente. Condiscendente? Che parola lunga. Poi sta che la... A Marchese. Ci ha fatto vedere quello che è successo? No, è morta. Molta bella. Indica pure l'esercito europeo che non dovrebbe essere un'alternativa alla tradizionale alleanza della NATO. Che lei c'è la prima dei grandi marchesi che hanno dato questo. Cambiamenti. In primo luogo ma i grandi marchesi. Adesso sono prima fare delle cose importanti e poi tutta la merda. Adesso arrivano da Asia e Stati Uniti. Ora gente chiacci. L'Italia è un paese fondatore della UE, conclude la signora Merkel. Io a questa Mertens, si auguro che si arrivi a una soluzione sulla manovra. Mertens è giocatore del Napoli, no? È vero, a me piace quando io fa un gol e fa... Quella è la Merkel! Dico Mertens, quando... ma quella è la Merkel, no Mertens. Anche la Merkel. Capito come si chiama? Anche la Merkel. La Merkel. Anche la... Merkel. Merkel. Tutto no. Il futuro dell'Europa era un uguale, Merkel. Che cambia anche sulla spinta di nuovi nazionalismi. E questo è il filo rosso che unisce gli incontri politici che il presidente Mattarella ha avuto qui a Stoccolma. Ha cominciato ad ammattare il nostro uscente, il socialdemocratico Löw. No, dice anche la Merkel. Anche la Merkel. Anche la... Anche se ci chiama, ok. Presidente della Germania. Anche la Merkel. Più un ministro della Germania. Sì. Anche la Merkel. Anche la Merkel. Anche la... No, Mertens. Che baiacco, stavo di gamma. Anche la Merkel. Ma che se vuoi un baramo? A me come si fa quando ero piccolo? Ma tedesca. Ma che c'è fatto qui? E tu la stai nominando? No, ci si dà delle elezioni. Ciao, un saluto ad Angela Merkel. Mertens. Un saluto ad Angela Merkel. Chiazzo, la Merkel. Un saluto a anche la Merkel. Anche la Merkel, perché tu un saluto a me. E saluta. Anche un saluto a me. Un saluto anche la Merkel. Ma non mi so. Poi sai che gli arriva il messaggio. Perché c'è pure per un messaggio. E ti chiama lei? No, la senti, sta salutando la in diretta la signora di Bedomizia. E chi è che sta salutando? Anna. La signora Anna. La signora Anna, come è la rossetta? Sta sulla spiaggia. Si è comprata la casa vicino alla vostra? Si era presa sta sulla spiaggia. Ma ricorda? Con l'ombrellone. Ma chi è? Al mare. Siamo un mare. No, vuoi andare al mare? La casa vicina alla tua. Ah, no. No, vuoi andare a mare? Sta salutando. Ma non puoi andare a mare? Sta a mare. No, ti saluta qua. Un marito faceva guardia. Bravo, il marito faceva il carabiniere. No, guardia, io facevo guardia. Che tu facevi un marito? È lei. Sta ciao, Shelby, dammi! Ma che mo, quant'anni sei? Quant'anni sei, Numo? Quant'anni sei, Numo? Internet qua. Confermati e precisati. Quant'anni sei, Numo? Scusate, allora, ce ne più donne. Ma ce ne più di che tanto. Ma ce ne più donne. C'è capito quale deve avere lo spinotto? Ma ce ne più donne. Sì, ma ce ne più che l'amica mia. Tina, se ne chiudi che la mia. No, ci sta. No, sei andata. Se ne chiudi. Tu e figli volevo vedere come stai, tutto quanto a guai, non è più me lo bello. Abbiò un derbello. Ma ma ti capito? Che vicino a me, andare.
era... e sono parole che non parricchiamo la sostenitrice e finanziatrice di diverse fazioni armate legate ai fratelli musulmani. Restano le divisioni ovviamente tra le fazioni modificazione delle forze militari, legge elettorale e elezioni. C'è una speranza, dice l'inviato dell'ONU Salamè, per riportare la pace in Libia. E allora? Ma tirare le somme della conferenza. Ma saluta Roberta Lieto. Ma vabbè, Roberta Lieto. È incinta, nonna. Mi dava che ce l'ami. Non sai che ce l'ami. Saluta! Ma che c'è saluto? È incinta! E che c'è qua? E dice auguri! C'è la mia, c'è la luce, c'è la mia! No, cammino tanto perché... Usa il tutto, che cammino tanto! Si è spenta, eh! Ma che buri da me, facete morire dalla giornata! Trasformato! Ma facciamo per aiutare la giornale, ma tanto mi chiedevi patrocinare. Donna, saluta Roberta Lieto che è incinta. Ma Roberta Lieto che è l'amica tua? È quella lì che sta in classe mia. Ah, in classe sta tu? Un sacco di anni fa, alle superiori. Ti ricordi? Vabbè. Che lei della Speranzella. Mia quanta, nonna. Ma si ricorda di me? Sì, si ricorda. Quanto tempo le fai crocchè? Da quanti anni? Ma quando me l'ha giumbato dei parecchi anni? E da quanto l'ho imparato? Che è io che l'ho giumbato? No, da quanti anni l'ha imparato? Da parecchi anni. Tipo? Tu quei 20 anni che faccio questo? Che tu sai? 20 anni? Non è. Cossa, quindi quando avevi 61 anni non li facevi? 61 anni? Ma mi la rodinai, perché ci sta andando con grocca? No, perché 20 anni fa, ho detto 20 anni. Ma so che no. Tu ce n'ho 81. Ma non apri tu quando non ti dici? Sì, ho capito, ma tu dici a 20 anni li faccio, quindi è cominciato a 61. È cominciato a 61, nonna? Quando è cominciato? No, quando è cominciato? Ma che ricciacci, ma qual è da quando hai fatto grocche? Ma c'è sempre fatto, ma non mi ricordo quanto è. È sempre fatto? Tu fai, No, io non faccio. Non è. Ma che sta No, hai visto il presidente della Libia che sta facendo? Ma c'è una guerra. Vuole mettere una sua piena sovranità negli Emirati Arabi Uniti. Ma che stava chiamando? Guarda, guarda là. E come continuare? Da come sono belli, guarda. Siamo guaiati qua, guarda. Sembra ciccio bello. Ma guarda che panze che tenni qui, guarda. Il resto del territorio invece è controllato. Serpenti, non sono serpenti, sono pallottole. Sempre guerra la fanno, mamma mia. No, ma poi tu lo sai che nei paesi arabi, essere in peso è buon auspicio. Sono centinaia. Se la già fatta morta. Andiamo da Giovanna Rostelli, perché la Nonna, te lo ricordi a Francesco? Giovanna, ma che cosa? Francesco? Il mio amico della Sardegna che è venuto qua quest'estate? Libertà. Che fa nutrizionista? Ti sta guardando? A me? Ti saluta? Mi saluta? La casa hai capito chi è Francesco? Io capito, un bel Francesco. Della Sardegna. La roba buona Sardegna. Dalla Casa Bianca è stato privato del suo accredito, non potrà più entrare a seguire le conferenze stampa perché per questo episodio sono finite le elezioni di midterm. Acosta chiede al presidente perché abbia avuto andava che ci piglio un microfono a manacchi due se stanno appiccicando non ti e la stessa Casa Bianca pubblica il video. Che hai capito? Ha giocato un microfono a mandare. E vado a fare. Il microfono.
microfono. Questo video viene studiato e ripetuto centinaia di volte finché si scopre che la versione della Casa Bianca è una versione taroccata, taroccata che in realtà non si riferisce a quello che è successo veramente. Acosta non ha fatto nulla, fanno fuori, no, non è meglio tutti i giornalisti, ma in America, alla Casa Bianca, non siamo meglio qua. Tu non mandi alla Casa Bianca? Emendamento è intollerabile e il presidente non può scegliere i giornalisti. Non è in America. Che lo devono coprire. America è Napoli, non è America, là si spara. No, ma quelli dei paesi arabi non erano in America. Anche in Italia negli ultimi giorni ho sentito, oggi ne ha parlato. Non, ma tu conosci la Salumeria Zappa? Salumeria Zappa. Zappa. Che ne Zappa. Ma non sai che sta Salumeria? Non lo so. E che ne sa la Zia? Che ne so? Perché? Bolzano, un buon anno. Roma, per dire, guardale invece a Roma che stanno facendo. No, dice che dopo di questo fa vedere. Ma perché ci fa vedere? Nonna, saluta anche la Merkel. A Merkel. Sì, buona serata anche a Merkel. Serata pure a Merkel. Che mi muovo pure a Merkel. Ciao, saluta la Merkel. Ciao, anche la Merkel, ciao, buona serata. Buona serata a Merkel. Anche la Merkel. Anche la Merkel. Anche la Merkel. Io non me lo so, che già mi ha più scelto.